Visti negli anni passati e avevamo ogni volta alcuni obiettivi. Oggi abbiamo degli obiettivi grazie all'associazione Coscioni, che sono quelle sulle libertà civili. Però credo che una riflessione dobbiamo farcela rispetto a quella che è la situazione di contesto. Da una parte abbiamo, come si dice, un Papa, Papa Francesco. Lo sapete quanto anche ero legato al nome di Francesco e sono stato contento che fu scelto questo come nome dal Papa, che però grazie alla sua simpatia, capacità e anche effettivamente effettiva capacità di modificare quelle che sono le convinzioni del mondo Chiesa, inteso non come istituzione ma come comunità di fedeli, sicuramente ha messo un silenziatore, ha reso più difficile quelle che erano prima battaglie di laicità, di civiltà, e che però vedevano nel facile nemico cattivo, perché effettivamente Ratzinger era perfetto per essere il cattivo anche con col suo ghigno da paresi, ha reso oggi un po' più spuntate le armi e non ci permette di trovare in giro, anche nei media, magari delle sponde. Dall'altra abbiamo un presidente del Consiglio, Renzi, che io ancora non ho compreso su questi aspetti, mentre sappiamo oggettivamente, ce l'ha detto, che le questioni delle libertà civili, se verranno alla fine dei 1000 giorni. Lui questo ha detto nel suo programma di governo presentato, e questo sicuramente non ci può star bene. Io però non so, e forse in questo momento non mi interessa, quello che è un dato evidente, e cioè che lui ha veramente una grande idiosincrasia rispetto a tutto quello che odori semplicemente di laico. Io non dimentico che per 3 anni non ha voluto incontrarci in nessun modo, neanche rispondere. Io parlavo con Lotti e con gli altri del suo entourage, ma poi alla fine non si riusciva neanche a rispondere ad una chiamata. Poi si va a vedere i suoi legami, da Carraia a quelli familiari, anche alle dichiarazioni che Michele De Lucia nel suo libro ha messo rispetto a quanto sente forse davvero, e allora mi viene il dubbio che forse ci sia qualcosa di più a livello proprio culturale, oltre che di interesse, oltre che semplicemente di strategia politica. E allora, e vado a chiudere, noi abbiamo questa situazione di contesto, dobbiamo saperlo: un Papa forte a livello mediatico e, per fortuna dico io, anche capace di innovare almeno a livello di simboli e di gesti, e dall'altra un Presidente del Consiglio che ha scadenzato a 1000 giorni. Però io credo che questo non ci possa permettere di fermarci e dare un tempo troppo passato. Primo fronte, un fronte per noi storico, quello dei soldi. Allora, Papa Francesco ha fatto molto chiamandosi Francesco, ha invitato a ospitare gli immigrati e i poveri nei conventi utilizzati in altra maniera, ha invitato alla Chiesa a essere povera, ma non è così, e lo dobbiamo ricordare per primi noi che questi anni abbiamo fatto le battaglie. La Chiesa continua a rubare 1.200.000.000 di euro l'anno. La Conferenza Episcopale Italiana, quella che oggi continua a essere lo stesso nemico e avversario che abbiamo avuto negli anni passati e che non è cambiata di una virgola rispetto all'avvento di Papa Francesco. 1.200.000.000 di euro che sono intascati ogni anno con una truffa e riversati per pagare quelle associazioni che combattono quelle che sono le lotte di diritto e di laicità dell'associazione Coscioni. L'associazione quanto prende di 5 per 1000? 180.000. Bene, io vi posso dire a naso che le associazioni che lottano tutte contro le azioni dell'associazione Coscioni, quelle cattoliche, vengono pagate dalla CEI per decine e decine di milioni di euro l'anno, un centinaio di milioni di euro l'anno, magari pagati con le vostre tasse. Abbiamo ancora i conventi, gli ex conventi, che col cacchio, come ha detto al Papa, ospitano gli immigrati, i profughi oppure i bisognosi, continuano a incassare, a fatturare soldi che vengono sempre poi spesi per le stesse associazioni. Una volta può essere Comunione di Liberazione, una volta l'Opus Dei, una volta i Carismatici. Allora anche a Papa Francesco gli va detto in maniera chiara: caro Papa Francesco, o tu adesso riesci a fare quello che dici e quindi tramuti le parole ai fatti e togli l'8 per 1000, sei tu che hai il potere sulla CEI, ci sarà a settembre o a novembre il congresso finale dove si dovrà decidere, allora il Papa o su questo interviene o altrimenti verrà fottuto lui stesso, le sue parole finiranno al vento perché il denaro non passa mentre le persone passeranno. L'altro fronte, caro Renzi, devo dire, non ce ne frega niente della tua scaletta dei 1000 giorni. Ci sono dei temi.
temi, a partire dall'eutanasia, a partire anche dai diritti delle coppie dello stesso sesso, ai diritti che può avere chi vuole col testamento biologico fissare le sue volontà, bene, questo è un altro grimaldello che dovremmo però cercare di avere esclusivamente grazie alle persone. Io ringrazio Filomena Gallo e Marco Cappato che in questi anni, in questo anno in particolare, sono riusciti a partire proprio dalle storie personali e dalla vita personale a sfondare come mai avrei pensato fosse possibile quelle piccole brecce di informazione che altrimenti con questo Renzi e con questo Papa non sarebbero mai passati. Forza e buon 20 settembre a tutti noi.